Bene, facciamo velocemente il punto della situazione. Il nostro incontro, che si prolunga in tutte queste altre occasioni, ha soltanto un problema: rispondere a una doppia domanda. Chi dice la gente che io sia e chi dite che io sia? È la domanda che Gesù pone agli apostoli circa la gente e poi circa appunto gli apostoli stessi. E sappiamo poi la risposta della fede, che è quella che poi la Chiesa accoglierà: tu sei il Cristo, a differenza delle altre risposte da parte della gente. E poi attorno a questi due interrogativi, chi dice la gente che io sia e chi dite voi che io sia, devo cercare una risposta tra tutte le possibili vie nella letteratura, perché il Concilio Vaticano II ci ricorda che anche la letteratura può elevare la vita umana. Lo ricorda nella Catechesi numero 62, dove dice che a modo loro anche la letteratura e le arti sono di grande importanza per la vita della Chiesa, quindi da non trascurare. Esse, letteratura e arti, cercano infatti di esprimere la natura propria dell'uomo, i suoi problemi, la sua esperienza nello sforzo di conoscere e perfezionare se stesso e il mondo. Cercano inoltre di scoprire la sua situazione, la storia dell'universo, di illustrare le sue miserie e le sue gioie, i suoi bisogni e le sue capacità, e di prospettare una sua migliore condizione. E infatti, proprio la letteratura e le arti possono elevare la vita umana, che esprimono in molteplici forme secondo i tempi e i luoghi. Quindi è veramente un'apologia della letteratura e dell'arte. Gli autori con i quali vogliamo confrontarci sono i seguenti. Vediamo un po' le icone di questi personaggi che stiamo via via conoscendo. Di ognuno di essi vogliamo leggere qualche libro, uno solo, e possibilmente di piccolo amore, ma non dire di piccolo spessore, e facilmente reperibile, quindi in lingua italiana e anche abbastanza economico. I nostri libri appunto sono i seguenti. Riduciamo per ora le copertine, divisi in due grandi gruppi. Il gruppo più consistente risponde alla domanda: chi dice la gente che io sia? E mentre invece un solo libro, l'ultimo, avrà una domanda diretta: ma tu Ratzinger, tu Benedetto XVI, tu Cristiano, chi dici che io sia? Quindi sarà l'ultimo libro. Naturalmente sono dei libri, e per conoscerli bisogna quantomeno aprirli e leggerli, ma non è sufficiente leggerli, è necessario avere delle chiavi di lettura. E abbiamo pensato di offrire prima una chiave universale che deve indicare l'atteggiamento prima e poi il comportamento con il quale accostarci a queste opere in particolare. E le chiavi di lettura ci vengono offerte da un lato da Abramo e Ulisse, dall'altro lato invece da Pirandello a Benedetto XVI, quindi personaggi molto strani, molto diversi. Perché Abramo e Ulisse? Vedete che ho cancellato il colore sotto per dire soltanto. Perché Abramo e Ulisse? Perché sono due personaggi che hanno intrapreso un viaggio. Qual è la differenza nel procedere, addirittura nell'iniziare questo viaggio tra Abramo e Ulisse? La differenza sta nel fatto che Abramo obbedisce a un comando: vattene dal tuo paese verso il paese che io ti indicherò. Quindi è un viaggio su comando, mentre invece Ulisse è un comando tratto da se stesso, dalla sua natura, dalla sua inquietudine. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza, cioè è l'esortazione ultima di un anziano Ulisse, che ancora di più ad anziani stanchi marinai li incita verso l'ultimo viaggio. È chiaro che si tratta di due viaggi diversi, perché il primo è in forza di un'autorità, Dio che parla ad Abramo, il secondo invece è in forza di un principio di ragione. Non c'è un dio al di sopra dell'astuto Ulisse. Tra questi due possibili viaggi, noi seguiamo quello di Ulisse. Quindi non facciamo un viaggio dietro comando di un'autorità, credente perché credente o asceso, o filosofia. No, l'uomo in quanto uomo. Quindi è un viaggio che ci accomuna in quanto appunto esseri umani. Questa è la prima chiave. La seconda chiave importante è quella tra Pirandello e Benedetto XVI. Perché Pirandello? Perché noi abbiamo a che fare con i libri, non con gli autori. E proprio Pirandello ci ricorda nell'opera:
sempre stando in cerca d'autore, che inevitabilmente moriranno gli autori di quella schiera che noi abbiamo, quasi tutti sono morti, quasi tutti, non tutti, morrà l'uomo, morrà lo scrittore che è stato uno strumento della creazione. Ciò che invece continuerà a vivere, noi possiamo ancora leggerlo, un classico greco, latino, medievale, la creatura non muore più, e per vivere eterna non ha neanche bisogno di straordinarie doti o di compiere prodigi, non ci vuole chissà quale bagaglio filologico, storico, critico, ermeneutico, per leggere e gustare una poesia scritta 3.000-4.000 anni fa. Basta che sia una buona traduzione, questo mi sembra il minimo. E poi l'altro termine era dentro segnamento, perché hanno a che fare con libri, questi abbiamo scelto, relativi alla figura di Gesù, diversamente modulata, pensata, elaborata, un minimo di cautela c'è, anche perché io indosso un habitus che mi porta ad avere un rapporto particolare con Gesù e non posso così svenderlo al primo scrittore che mi presenta un'opera. Però lo devo leggere, basta che sappia che cosa trovare, che cosa cercare, ed è proprio Benedetto XVI che mi ricorda un principio importante: chi legge di seguito un certo numero di queste ricostruzioni della vita di Gesù, e già lo possiamo confermare con le alcune fatte fino ad oggi, può subito constatare che esse sono molto più fotografie degli autori e dei loro ideali, quindi le proiezioni vere e proprie, che non una messa a fuoco della sua figura. Quindi un Gesù che è un pretesto per parlarsi, per parlare. E queste sono delle avvertenze molto importanti che dobbiamo tenere sempre presente. Questo le ricordo in ogni incontro, lo ricordo a me, lo ricordo a voi, ce lo ricordiamo a vicenda. Il calendario che stiamo seguendo ci ha portati a scandire nel tempo, più o meno, secondo un ideale ordine cronologico, alcune opere che stiamo leggendo. Siamo arrivati ora al 15 gennaio e l'autore con il quale dobbiamo confrontarci è Mikhail Bulgakov, Il maestro e Margherita, questa opera, certo un po' più spessa rispetto alle altre come consistenza cartacea, però questa è l'opera, noi non si mette a tagliare, facciamo la selezione qua. La locandina che abbiamo curato presenta da un lato una delle copertine di questa edizione, qua ce ne sono altre, e poi una fotografia di Bulgakov, certo è una fotografia un po' aristocratica, ma è bella, l'ho voluta mettere. Oltre a questa ovviamente ne abbiamo altre. Nasce nel 1891, muore nel 1940. Qualche breve cenno sulla vicenda biografica di questo autore, quantomeno per velocizzarlo nel tempo e nello spazio. E viene battezzato Michele come l'arcangelo patrono di Kiev, ed è figlio di un professore dell'Accademia Teologica di Kiev e di un insegnante di ginnasio. Quindi nasce in un contesto religioso di quella religiosità tipica della Russia della fine dell'epoca. La prima parte della vita adulta la vivrà come medico nel Caucaso, brillantemente conseguirà la laurea in medicina, diventerà medico condotto e andrà appunto nel Caucaso. E nel 1921 decide di diventare letterato. Lui racconterà in una delle sue autobiografie che sul treno, mentre si spostava, cominciò a scrivere qualcosa che poi mandò a un editore e cominciò a convincersi che forse la letteratura era la sua vera vocazione, più che fare il medico. Avrà un successo come drammaturgo, però poi, guardate, siamo nel 21, quindi vuol dire già è venuta la rivoluzione russa, poi diventerà quella sovietica, in questo passaggio di transizione con la nuova nomenclatura che assurge al potere, ancora c'è Lenin, poi subito dopo ci sarà, dopo la lotta con Trotsky, ci sarà Stalin, e quindi comincia ad avere un rapporto formale con la struttura gerarchica che cerca di difendersi in tutti i modi, quindi controlla, la censura è più uno strumento che le dittature utilizzano, il rapporto romantico con Stalin e con la società sovietica.
lui sarà costretto a scrivere a Stalin o di andarsene via, cioè lui naturalmente pur calzo, o di accettare qualunque lavoro, oppure di fare il guardiano, l'usciere in un teatro, in una biblioteca, oppure di rimanere in questo ambiente. Ma Stalin lo incoraggerà, lo proteggerà come sapeva fare lui, quindi non è un giudizio. Però poi verrà radiato dai circoli letterari e cadrà nell'oblio, si compenserà con 3 mogli e 2 divorzi. Vabbè, questo qua sono, fanno parte della sua vita. Guardate che molte di queste cose sono presenti nel libro di come si chiama la Maestra e Margherita. C'è una scena, anticipo, quando uno dei personaggi satanici vuole entrare al circolo letterario, dice, la tessera, come la tessera? Perché Dostoevsky aveva la tessera per essere scrittore, che ci vuole una tessera per diventare scrittore? Era la polemica contro questo sistema di dominio della cultura. Il libro che ci interessa è questo qui, Il maestro e Margherita. E guardate che in italiano fu la prima traduzione occidentale, traduzione completa con la Einaudi. Questo libro, per leggerlo, non ha bisogno di una chiave di lettura, ma almeno di 2 chiavi di lettura. È il minimo che si possa fare. Io per anni questo libro l'ho letto sempre, ogni anno, la Settimana Santa. Durante la Settimana Santa leggevo questo libro. E vi devo dire che ogni volta capivo di non averlo capito. Quindi non è un problema. Qualcuno ha detto che la scrittura cresce con colui che la legge, e veramente questo libro cresce con colui che la legge. Bene, la prima cosa che ci interessa, questo vale per un ingegnere quando guarda un palazzo, uno scrittore quando, cioè un lettore quando vede un libro, il problema che dobbiamo trovare subito è la struttura narrativa. È semplice la struttura narrativa, si compone di 32 capitoli seguiti poi da un epilogo. Questi capitoli sono divisi idealmente, cioè da me, praticamente in 2 parti, cioè una prima parte preceduta dal primo capitolo, il faraone Puro, e poi dalla, come si chiama, dalla seconda parte, e quindi dal capitolo 19 in poi c'è la seconda parte. Se io applico il codice topografico e il codice degli attanti, cioè chi sono i personaggi che agiscono e quali sono i luoghi dove si svolge la vicenda, più o meno avremo questo quadro qui. La gran parte dell'azione si svolge a Mosca degli anni 30. Un'altra parte si svolgerà a Gerusalemme. I personaggi principali nei due codici topografici sono il diavolo e i suoi accoliti, e abbiamo lì i nomi di alcuni personaggi che poi conosceremo brevemente, perché non possiamo fare diversamente. Voland, che poi è il Satana per eccellenza, e poi i vari accoli, appunto, tra i quali c'è un gatto mostruoso che cammina sulle zampe posteriori, che paga il biglietto sul tram, un tipo veramente agghiacciante. Poi c'è un altro che ha un globo malocchio, un dente che sembra una zanna, tutti i personaggi, una strega sempre nuda che appare e scompare, potete immaginare un po' l'effetto, eccetera. Poi abbiamo la Mosca degli anni 30, dove tutte le categorie sociali, dal funzionario, il burocrate, l'impiegatuccio, tutti vengono messi alla berlina in questo racconto. Poi abbiamo il gruppo più importante, il maestro e Margherita. Naturalmente il maestro e Margherita, che hanno a loro volta la loro piccola corte, fra i quali appunto c'è la cameriera di Margherita. Diciamo subito che tra Margherita e il maestro la nostra ammirazione, no, va verso Margherita, una donna che ama così tenacemente il suo maestro, che è veramente la struttura portante del libro. Questo amore veramente fedele e tenace nei confronti di un povero maestro sballottato di avvenimenti, sarà lei che lo condurrà verso la, tra virgolette, salvezza. Poi invece a Gerusalemme abbiamo una serva di personaggi attorno a Pilato e a Yeshua,
chiamiamolo Gesù, non è proprio detto Gesù, chiaramente il Nazareno, il padrone, come volete, però questo sono. E attorno a questi abbiamo appunto Marco il centurione, l'ammazzatopi, ammazza soci chiamato la seconda per le traduzioni, poi Matteo, re di Matteo, un personaggio ambiguo, che sarebbe poi l'evangelista, poi abbiamo Caifa, subdolo, insinuante, Barabba, anche lui sballottato dagli avvenimenti che c'è in qualche modo di capirli, e poi c'è Giuda, un altro personaggio chiave. Bene, tutti questi personaggi attraversano tutto il libro, non c'è capitolo, non c'è pagina dove non siano presenti l'uno o l'altro, non sono due racconti giustapposti, è un unico racconto, perché nell'epilogo tutti ritorneranno, come in parte sono tutti presenti fin dal primo capitolo. Ma ciò che attraversa tutto il libro è in modo insistente, tremendo, una voce nasale, che ogni volta che si sente questa voce nasale, che si presenta incarnandosi in diversi personaggi, è Satana, è il diavolo per eccellenza, questa voce che poi avrà una forma diabolica del potere, la notte del compare si suddivisce a Tiberio con la voce di Tiberio sovrapposta alla testa del Signore, ma ora li vedremo. Quindi la voce nasale attraversa tutto il libro e ritorna in questi capitoli, quelli viola, al 2, 7, 10, 17, 19, 23, 24, 27, 30. Non sono maniaco, con internet ho fatto questa ricerca, non cominciamo ora. Sto scrivendo il libro e poi ho fatto tutta la prevenzione, però c'è questa idea della voce nasale, questa voce nasale ossessiva che attraversa tutto il libro. Questa è la prima chiave di lettura, molto semplice, quella strutturale. Ma ora ho adottato, e questa, signori miei, è la mia novità, ho letto diverse cose su di lui, su questo libro, e allora ci sono alcuni che esaltano Maestro e Margherita, altri di Pilato, Gesù. Io ho cercato di fare un'unica lettura, e come ho fatto questa unica lettura? Ho detto, sbrigatevela fra di voi, ho messo a confronto un russo con un altro russo. In pratica la mia ipotesi interpretativa, se avessi tempo farei un articolo, ma non c'ho tempo e forse non c'ho manco le capacità, è far leggere Miguel Burgaus da Vladimir Prop la morfologia della fiaba, che è una struttura importante che ora pure l'asilo, le scuole elementari e le scuole materne fanno adottare, la dinamica della... Qual è la chiave di lettura di questa ipotesi interpretativa di Vladimir Prop? L'idea che la trama si struttura attorno a un racconto. Questo racconto di fatto è il frutto di due strutture portanti. La prima, la struttura, cioè tutte le fiabe, e vale ovviamente per tutti i racconti, ci sono le applicazioni quasi sull'ironico simpaticissimo di Umberto Eco, applicato anche pure a Cenerentola, all'Odissea, che è interessantissimo questo tipo di lettura, che poi diventerà poi proprio, diventa quello che poi sarà tra la semiotica e in parte lo struttivismo applicato a testi letterari. E allora la struttura di ogni racconto procede da un equilibrio iniziale. Questo equilibrio iniziale viene rotto da un avvenimento. Poi inizia tutto un lungo cammino di vere e proprie peripezie da parte dell'eroe per ricongiungere le parti violentemente divise fino al ristabilimento dell'equilibrio. Allora c'è una bambina che sta a casa con la mamma e ha un ottimo rapporto con la nonna. Poi viene separata, mentre ancora, scusate, pensiamo Biancaneve, che sta a casa col padre, poi viene allontanata e poi deve fare un cammino per ritornare a vivere col padre. Naturalmente tutte le peripezie che deve superare, cominciando dal guardia caccia che la deve scannare o altre cose, e poi c'è vissero felici e contenti. Quindi c'è questa dinamica, applichiamola al Maestro e Margherita. L'equilibrio iniziale: Margherita e il Maestro sono amanti, felici e riservati, nessuno lo sa.
si incontrano sotto scala, in un appartamento, diciamo, sotto il livello stradale, stanno bene contenti. Ancora, il maestro scrive il suo manoscritto, questo prima della crisi, perché poi sarà ferocemente, vabbè, lo vediamo con calma, e Pilato dialoga tranquillamente con questo tipo. Si presenta, cioè, pensa che sia un medico delle capacità che ha, diagnostiche e anche terapeutiche, questo personaggio così misterioso che lo salva dalla emicrania, che stupore, Pilato soffre l'emicrania, non sopporta Gerusalemme, è giornata assolata e deve giudicare pure a sto strano personaggio, e mentre lo sente proprio che chiacchiera, un soldato, il sole, e muove continuamente la mano sul bracciolo della sedia, e poi Gesù lo guarda, gli dice: io parlo, sì, ma tu non mi ascolti, o ingenuone, lasciamo stare la parola e quello che ti è, come l'hai imparata sta parola, dice: tu non mi ascolti perché pensi al cane che vorresti accanto a te. Questo rimane, come fai a saperlo? Che sei un medico, sei uno stregone, sei... No, ciò che intanto che tu grattavi il bracciolo e vedi il tipo gesto di uno grattare la testa al cane. E lì naturalmente rimane inquieto questo Pilato nei confronti di questo strano. Cioè, Gesù non farà mai nessun atto straordinario, tutto è plausibile, e questo diventa ancora più angosciante perché non c'è certezza. Quindi questa è la situazione iniziale. Questa situazione iniziale si interrompe. Perché si interrompe? Perché Margherita non trova più il maestro. Il maestro ha bruciato il suo manoscritto dopo la feroce critica che lo ha stigmatizzato come incapace. E Pilato è costretto a condannare Gesù. E quindi il dramma di quest'uomo che lo tormenterà oltre la vita, oltre la morte. Quindi questa è la situazione. Ora, l'eroe deve superare delle prove per raggiungere l'unione iniziale. E allora, per superare le prove, l'eroe si incontrerà con alcuni personaggi, diversi personaggi con ruoli diversi, e prop naturalmente, sto applicando prop. Come funziona la cosa del racconto? Allora, l'eroe deve affrontare le prove. La conclusione quale sarà? L'eroe visse felice e contento, la principessa visse felice e contenta, il re visse felice e contento, cioè deve arrivare a questa gioia finale. Durante questo cammino l'eroe incontrerà amici veri e falsi amici. Amici veri sono coloro che gli danno un incarico. Nelle fiabe c'è il mandante che affida un compito particolare all'eroe, poi c'è colui che lo aiuta e poi c'è il donatore, colui che offre all'eroe uno strumento magico, un cavallo particolare, una spada particolare, quello che serve, sapendo usare questo strumento per raggiungere lo scopo finale. Questi sono quelli buoni, ma ci sono anche quelli cattivi. Quelli cattivi sono l'antagonista, la principessa, la madrigna o chi volete, e poi c'è il falso eroe. Il falso eroe si prende il merito dell'eroe, si suicida a lui, lo mette in prigione, lo isola e si presenta a lui come il vero eroe per sposarsi, per fare quello. Ora, dopo le peripezie dell'eroe che lotta con strumenti particolari, con aiuti particolari, e sa difendersi dai nemici più o meno velati, abbiamo il ristabilimento dell'equilibrio iniziale. Che sarà? Margherita libererà il maestro e vanno insieme per sempre. Dove torneremo alla fine? Il maestro finalmente completerà il suo manoscritto. Io sono rimasto agghiacciato, e da suo tempo era facile, quando ho letto dalle altre la prima recensione di Montale. Mi ha deluso molto Montale, perché dice: ah, si parla di un libro incompleto, di un romanzo rimane incompleto. Ma quale romanzo? Non Michele Margherita e il maestro Margherita, rimane incompleto il manoscritto, che poi invece sarà completato. Non lo so per quale motivo ha preso sta base, la premura forse, era preso da qualche altra cosa, non lo so. E poi soprattutto Yeshua libererà Pilato, non Pilato libererà Gesù, sarà invece Gesù a liberare dall'alto, sei libero, sarà Gesù a liberare Pilato dal tormento di aver commesso una ingiustizia.
Ora, dentro questo libro, con i suoi 34 capitoli, esiste, questo è un fatto oggettivo, ma voluto, il manoscritto, il famoso manoscritto. Dove è distribuito questo manoscritto? È distribuito in modo spalmato nell'opera, sia nella prima come anche nella seconda parte. Già dal secondo capitolo, poi al sedicesimo, poi il venticinquesimo, il ventisesimo e infine il trentaduesimo. Quindi questo manoscritto è presente, un po' come è presente la voce nasale. Quindi non si può dire che si tratta di due racconti giustapposti, no, è un intreccio di un unico racconto. Naturalmente non possiamo leggere il Maestro e Margherita, non avremo il tempo e mai si può fare per obbligo ciò che deve essere una gioia, una conquista, una scoperta. Questo è sempre un invito alla lettura, non è al posto della lettura, quindi il libro che lo leggete con vostro. Però su questi capitoli del manoscritto, dove in modo particolare si parla di Gesù, è necessario soffermarci. Quindi ripeto, i capitoli sono i seguenti, distribuiti nella prima parte e nella seconda parte. Nella prima parte abbiamo due capitoli, il capitolo secondo che viene presentato alla figura di Ponzio Pilato con quelli che sono iniziali di cui vi parlavo, il primo interrogatorio. Poi al capitolo sedicesimo c'è la descrizione del supplizio, veramente con un realismo impressionante, con proprio anche gli effetti atmosferici, la pioggia, il fango, veramente impressionante. E anche una buona tecnica militare, l'organizzazione dello schieramento, come hanno circondato il Calvario, i criteri di distribuzione della truppa, cioè della cavalleria, della fanteria, fatta veramente con competenza. La seconda parte è proprio dove troviamo gli altri capitoli, cioè come il procuratore tentò di salvare Giuda, l'ultima razio che poteva applicare era quella di barattarlo al posto di Barabba, ma anche questa non gli funzionò, la sepoltura, e poi il perdono e il rifugio eterno, che è la parte finale del libro. Bene, iniziamo allora a vedere i contenuti essenziali di questi capitoli. Tutto quello che vedrete proviene dal libro, qualche parola giustamente accentuata con un colore particolare per attirare la nostra attenzione, per salvare un minimo di continuità narrativa. E allora, siamo al momento in cui Pilato si trova di fronte a questo personaggio stranissimo, inquietante. Pilato non riesce a gestirlo, non riesce a, pur avendo degli elementi, ma non riesce a definirlo in modo preciso. E l'accusa, perché lui cerca prima di liberarlo, quando capisci che le accuse sono dicerie, chiacchiere, gelosie, quando poi ci sarà invece l'accusa vera, cioè di aver attentato a Cesare, lì Pilato non potrà e si arrabbierà contro Gesù. E lui, Gesù dirà, ma non è colpa mia, è colpa di quello che viene sempre da dietro, che mi scrive sempre, mi dà i suoi appunti, e chi è? È Matteo Levi. E quindi questo è il contesto. Perciò così che accingeva a distruggere l'edificio del Tempio e sobbilato il popolo, io, egemone, non mi sono mai proposto in tutta la mia vita di distruggere l'edificio del Tempio e non ho mai istigato alcuna a compiere questo atto insensato. Ragazzi, ci troviamo nella Russia sovietica, dove il potere di Stalin, ormai consolidato, ha creato un unico blocco solido, compatto, che non accetta nessuna critica e non accetta nessuna minaccia alla sua stabilità. Questa buona gente ha attraversato ciò che ho detto e poi continua. Io comincio a temere che questo imbroglio continuerà per moltissimo tempo, è Gesù che parla. E tutto ciò perché le vostre annotazioni non sono fedeli. C'è il buon segretario che sta scrivendo, che impallidisce di fronte alla libertà di linguaggio col quale questo profeta, mendicante, medico si rivolge all'egemone. Parla con lui, sono gli appunti che hai tu, i rapporti polizia che hai tu, che non sono fedeli a quello che ho detto. E per giustificarsi continua, c'è un tale, pensate come legge i Vangeli, noi diciamo dal Vangelo secondo Matteo, guarda come li legge Burgato, c'è un tale che cammina insieme con me e ha noto ciò che io dico su una pergamena di capra. Una volta ho dato un'occhiata a quella pergamena e ho avuto paura. Quello che lui diceva non lo ritrova in ciò che è scritto e lui stesso ha paura. Non ho detto assolutamente nulla di quanto è scritto. L'ho pregato,
per amore di Dio, brucia, brucia la pergamena. Ma lui me l'ha strappata di mano ed è scappato. E poi Gesù si trova prigioniero di questi racconti che girano, di questi processi fabulatori che girano attorno alle sue azioni, alla sua persona e alle sue parole. E chi è costui? Domanda Pilato. È il re di Matteo, era un pubblicano. Una volta mi è ascoltato, gettò il denaro per strada e disse che sarebbe venuto in viaggio con me. E da quel momento divenne mio compagno di viaggio. Sto poi Pilato impazzisce, ma come? Un pubblicano, uno che ha soldi, va dietro a sto mendicante, a sto profeta, a questo pazzoide. Io e Gemone dissi che sarebbe crollato il tempio della vecchia fede e sarebbe stato eretto il tempio della verità. Dissi in questo modo per essere meglio capito. Quindi lui parlava delle ipocrisie che sarebbe crollata, della falsità, per l'avvento della verità. Verità è questo, ricordo, si dice pravda. Ci siamo capiti. Il guaio, continua irreprenabile l'uomo legato, è che si è troppo chiuso e ha perduto la fede degli uomini. Ma non si può riporre tutto i propri affetti in un cane. Ammettilo, la tua vita è misera, è gemone. Il segretario non crede più alle sue orecchie, ha smesso di scrivere. Sente quest'uomo prigioniero e più libero del suo procuratore, addirittura manifesta la sua miseria, non hai nessuno, non hai affetto con nessuno, l'unico affetto lo riserva verso un cane, ma ti rendi conto come ti sei ridotto. Certo che se non può la biografia di certi palazzi, certi condomini, certa gente che vedo che gironzola col cane. Ecco, non si può riporre tutto il proprio affetto in un cane. E ora dimmi, domanda Pilato, perché usi continuamente l'espressione buona gente? Buona gente. Che hanno tutti in questo modo? Tutti, rispose il prigioniero. Non esiste gente cattiva sulla terra. Sarebbe bello soffermarsi sulla etimologia greca e latina. Esiste gente prigioniera. Infelice perché prigioniera di ricordi passati improponibili, di paure, ma prigioniera. Cattiva in questo senso. E il nuovo Pilato rimane sconcertato. È la prima volta che lo sento dire, re Pilato con una risata. Ma forse non conosco abbastanza la vita, pensate all'ironia di questo romano al massimo all'alto del potere. Lo hai letto in qualche libro greco? No, ci sono andato da solo. Ed è questo che predichi? Sì. Pilato ha subito diversi shock nei confronti di Gesù. Primo, quando ha capito che questo qui leggeva nell'animo, attraverso i segni della gestualità, altro che Franklin già leggeva gestuale. Poi ha scoperto che parlava latino e lo interroga in latino. Ora che parla pure in greco e gli parla in greco, cioè rimane veramente disorientato da questo personaggio. E poi soprattutto perché è profeta di una verità che non ha nulla a che fare con quella certezza che Roma aveva imposto. Anche il fatto di Udito era per lui una cosa straordinaria, come se lontano suonassero basse ma minacciose le trombe e assai distintamente si udisse una voce nasale pronunciare con arroganza le parole la legge di lesa maestà. Allora Pilato incomincia a lasciarsi trascinare quasi dalla filosofia di questo personaggio strano, si lascia quasi coinvolgere e qua scatta una visione. Mentre ha davanti il prigioniero, di lato c'è l'ammazza topi, che è un centurione che era stato ferito al naso durante un'imboscata in cui era caduta a causa dei barbari, e in quell'occasione Pilato, che il suo ufficiale, lo salvò dando la corte a me, la cavalleria a me, lo salvarono. E all'improvviso comincia a non vedere bene e vedeva che la testa di questo centurione scompariva, e come se scomparisse la testa di Cesare, e sentiva Tiberio, e sentiva questa voce nasale: stai attento, non ti lasciare ingannare
perché questo ha attentato alla maestà di Cesare. E di fronte a questa minaccia, perché il potere diabolico lo ripeterà poi questo condannato, Pilato ha veramente paura. Ascolta Gesù, disse il procuratore, guardando Gesù in modo alquanto strano. Il volto del procuratore era minaccioso, ma gli occhi erano trepidi. Perché? Perché comincia la lotta interna. Come procuratore lo deve condannare se è incappato nel reato di lesa maestà, però si è lasciato coinvolgere, affascinare da quest'uomo, e quindi vorrebbe suggerirgli la risposta giusta per non condannarla. Tu hai detto la rivolta qualcosa del grande Cesare? Leggete Stalin, Cesare, il russo Zar, leggete in tedesco Kaiser, chiamatelo come volete. È facile, è Gesù che parla, è facile e gradevole dire la verità, o se vuoi il prigioniero. Dunque, disse, rispondi, conosci un certo Giuda di Chedo, e che cosa gli hai detto di preciso? Se lo hai detto di Cesare, e Pilato come cerca di istigarli, la risposta è giusta per salvarlo, ma Gesù non accetta questa salvezza a buon mercato. E che cosa gli dicesti? Tra l'altro io dissi, raccontò l'arrestato, che guardate, siamo nella Russia, nell'Unione Sovietica, non più la Russia, siamo nell'Unione Sovietica. Ma sono gli stessi anni in cui in Germania stava per salire al potere il nazismo, e già in Italia c'era il fascismo, quindi prima della dittatura. Ogni potere è violenza sugli uomini, e che verrà l'ora in cui non ci sarà né il potere di Cesare né qualunque altro potere. L'uomo entrerà nel regno della verità e della giustizia, dove non sarà necessario alcun potere. Peggio di così non poteva rispondere l'incatenato. Risponde con una libertà impensabile, sia per chi deve giudicare, sia per chi assiste a questo strano giudizio. E verrai il regno della verità? Verrai, Cesare, rispose Yeshua con convinzione. Non arriverà mai, gridò all'improvviso Pilato con una voce così spaventosa che Yeshua si ritrasse. La voce spaventosa, la stessa che aveva usato allora Pilato per salvare il suo centurione dall'assalto dei barbari. Yeshua annunziò: credi tu in un qualche Dio? Dio non lo so, Dio non lo so, rispose Yeshua, in lui io credo. Pilato non riuscì a esplicitare un altro certo piccolo pensiero che gli era balenato come un lampo ed era scomparso. L'immortalità, gli è arrivata l'immortalità. Perché queste parole? Perché un momento prima Pilato aveva addirittura pensato di sfuggire all'emicrania col suicidio, e quindi proprio questa vita gli era talmente non vita da preferire la morte alla non vita. Per la prima volta, di fronte a quest'uomo così libero, così certo del futuro e di un futuro bello, lui crede veramente sia avvenuta l'immortalità. Ce l'abbia di presente questa. Lui la sperimenterà l'immortalità per un lungo periodo della sua vita, 2000 anni, ma sarà una immortalità tormentata. Per chi era arrivata l'immortalità? Questo il procuratore non lo capì, ma il pensiero di questa misteriosa immortalità lo raggelò sotto il Solleone. E dal Solleone ritroveremo alla fine del libro Pilato sotto la fredda luce lunare, condannato a una parvenza di immortalità in attesa della liberazione finale. Ma questo appartiene a tutto il racconto del libro. Quindi questo è il secondo capitolo. Il sedicesimo capitolo, stiamo al supplizio. Naturalmente non lo leggiamo tutto, anche perché molta descrizione appartiene ai Vangeli apocrifi, appartiene ai Vangeli canonici, e appartiene, suppongo, una ricostruzione plausibile dell'esecuzione dei Romani, fatta dai Romani durante quel periodo. C'era un uomo nascosto, che era stato malamente allontanato, pure con un colpo di lancia nel petto, da un soldato coperto, che voleva vedere
che cosa succedeva, come andava a finire. Ed era l'uomo che aveva scritto le sue pergamene, indirettamente responsabile della condanna a morte di Gesù. Quindi questo Matteo, tormentato dal rimorso di avere causato indirettamente la condanna a morte, quindi ora l'esecuzione, cerca di assistere. Ha in testa un'idea: se soffrirà molto inchiodato in croce, io vado e lo ammazzo, anche se fosse l'ultimo mio gesto. Decide di fare così, si accorgono a un coltello. Solo un coltello. Allora va nel paese vicino, il villaggio vicino, di nascosto si avvicina a un forno dove c'è la signora che vende il pane, vede su quello coltello, dice: voglio quella fetta, quella pagnotta là sopra, dice: quella lì là sopra, dice: quella lì voglio. Mentre la signora va su a pigliare la pagnotta, lui piace lungo, lunghissimo, coltello affilato, lo nasconde e scappa. E quindi vediamo, però naturalmente arriverà in ritardo alla scena, perché lo doveva ammazzare sul carretto che lo portava al Calvario, non ci riesce per motivi di tempo, e allora è lì nascosto, dice: ma se soffre molto lo ammazzo, preferisco ammazzarlo piuttosto che vederlo soffrire l'agonia di un crocifisso. Le sofferenze dell'uomo, cioè di Matteo, erano così grandi che di tanto in tanto parlava da solo. Prese quindi un pezzetto di pergamena, il tizio non l'aveva mai perso, che giaceva davanti a lui sulla pietra, accanto a un bastoncino e una boccetta di inchiostro, quindi proprio era sta fissazione. Su questa pergamena c'erano già alcuni appunti, che sono delle frasi, ilonia, che mettono poi insieme il Vangelo secondo la teoria delle fonti, ricordate? Fuggono i minuti, e io le di Matteo, mi trovo su Monte Calvario, e la morte ancora non arriva. E quindi lui, in diretto causa dell'agonia di quest'uomo, non potendola prendere con qualcuno, si arriva pure con Dio. Perché non lo ammazza subito, lo fa morire subito, lo tiene ancora in vita. Ma che Dio è che lo vede soffrire, è un innocente e non interviene? Quando vuole farlo morire. Dio, perché sei in collera con lui? Mandagli la morte. La causa della disperazione di Levi era la terribile sventura che ha colpito Gesù e lui stesso. E il grave errore che lui, Levi, a suo parere aveva commesso, perché appunto aveva offerto materiale per la incriminazione e quindi per la condanna. Era sufficiente un attimo solo per pugnalare Gesù alla schiena, gridandogli: Gesù, io ti salvo e vengo insieme a te, io, Matteo, il tuo unico e fedele discepolo. E non arrivò in tempo. Allora lei gridò: ti maledico, ti non male c'è di muscola. Allora Matteo non solo trascriveva male, come diceva Gesù, ma aveva un altro problema: aveva una tremenda gelosia nei confronti di Giuda, e c'era la lotta che fosse il migliore dei discepoli, Giuda o Matteo, questo Matteo. E quindi tormentava Matteo la gelosia. Guardate, questo in filigrana è la vicenda di un bulgaro scrittore, con tutte le gelosie degli accademici, con tanto di tessera appartenuto a quei circoli, che dettavano la nomenclatura di chi doveva essere scrittore e chi non doveva essere scrittore. Quindi queste gelosie, queste competizioni, un mondo veramente assurdo. Mi sono sbagliato, gridava con voce ormai afra lei, tu sei il Dio del male, oppure i tuoi occhi sono stati completamente accecati dal fumo che sale dagli incensieri del Tempio. Quindi tutta una classe intellettuale che è diventata servile, sacerdotale in questo senso. Alla fine la distruzione di Mosca, in questo ballo infernale finale, avrà come sfondo anche Roma. Ci sarà un momento in cui Roma e Mosca diventeranno la stessa cosa. È la fine di ogni nomenclatura, di ogni dittatura, di ogni monopolio della ricerca del sapere. E le tue orecchie hanno cessato di udire qualcosa di diverso dal suono delle trombe e sacerdoti, ti sei talmente lasciato drogare da questi culti, da questa idolatria, da anche tu avere avvivato alla verità che devi invece garantire sempre. Tu non sei Dio onnipotente, tu sei il Dio nero, ti maledico, Dio dei ladri, loro anima e loro protettore. È l'amarezza di uno scrittore buttato fuori
dai circoli accademici, dai circoli con tanto di tessera, escluso dal cammino intellettuale di una nazione alla quale lui rimase fedele, non lasciò mai la Russia pur avendo la possibilità. Il sole era scomparso senza raggiungere il mare nel quale si tuffavano tutte le cose. Ah, Nosri, disse il carnefice, che cosa vuoi? Perché ti sei avvicinato a me? Quindi c'è Gesù in croce, il centurione, il serpente gli porta la spugna con l'aceto per distillarlo, per in qualche modo drogarlo, e dice, bene, disse il carnefice, e imbevuta d'acqua la spugna, la sollevò sulla punta della lancia e le labbra riesce. Quindi lui sta per morire, in qualche modo trova sollievo, lascia di stordire, distende, fa quello che vuoi, con sta spugna in bocca. Ma Gesù respinse la spugna e sforzandosi di parlare, perché le labbra come fatte, c'era la scrizione corrente, si insetti sul viso, il sangue corale, altro che pesce. Con voce gentile e convincente, ma senza riuscirci, suggerirà un altro merce, pensa agli altri, deve bere agli altri, non pensare a me. Prima disse agli altri, due condannati con lui. Si fece ancora più, questo particolare ricordiamoci, perché poi Pilato, quando chiederà come è morto e gli riferiranno proprio questo particolare della spugna, rimarrà ancora più angosciato nel vedere come quest'uomo fino in fondo vuole bene a tutti, tutta gente buona, lui pensa prima agli altri e poi a me. Si fece ancora più buio, per la gloria generosa e gemole, disse soltanto prima di ucciderlo, disse solennemente e con un gesto lento trafisse Gesù nel cuore. Questi tre modi mormorò, Egevole è morto, constatò. Egevole era il nome col quale appunto Pilato voleva essere chiamato. E quando all'inizio lo chiamò buon uomo, Gesù nella sua semplicità, e Pilato, uomo ormai uso al potere, chiamò ammazzatore, spiegagli come mi devi chiamare. Questo ha portato dietro un angolo e una tenda, ha ammazzato di botte, con la mano sola appesa da terra come se fosse uno straccio, e gli dice come si chiama? E Gemore, boom, botte, Gemore, botte, perché lui dice, ma ho capito, ho capito. E quando è tentato di sbagliare, è tentato di dire, e Gemore subito. Ed è l'ultima parola con la quale invoca Pilato. Ora Pilato l'ha condannato e lui chiama Gesù, chiama Pilato, che lo chiamerà alla fine per dargli la sua libertà finale. L'oscurità coprì Gerusalemme. Nel corpo di Gesù erano più sulla cima della collina. E qua poi inizierà a sinistra il racconto dei Vangeli sul fatto che non si troverà più il corpo di Gesù, ma questo non ci interessa in questo momento. Passiamo, saltiamo, arriviamo al capitolo 25. Nel frattempo c'è tutta la storia del racconto del diavolo a Mosca, che è gustosissima, ci sono delle pagine bellissime di ironia e di critica, però non possiamo leggerle, ci fermiamo soltanto su questo racconto del racconto. Come il curatore ha tentato di salvare Giuda, perché? Perché ora Giuda viene cercato dai seguaci di Gesù che gli vogliono fare la pelle, quindi vedete che tante, che come da pelle aveva Gesù di Amos, che tradisce, che ne è, che vuole ammazzare, che facendo. Ai piedi del procuratore si andava allargando una larga piazza rosso sangue e c'erano dispersi i cocci di una caraffa andata in frantumi. Li ritroveremo in quella valle solitaria dove ci sarà Pilato che da 2000 anni aspetta la liberazione. C'era questa pozza di sangue a terra e la caraffa spezzata. E dimmi, hanno dato loro da bere prima di appenderli al palo? Sì, ma lui si è rifiutato di bere. Allora Pilato sta parlando col capo del servizio segreto romano, che è infiltrato dentro il potere ebraico, conosce, si allea, crea anche accordi diversi da quelli che magari lo stesso procuratore vuole, perché ha queste forme di liquidi. Mi sta parlando col capo del servizio segreto. È pazzo, come mai non ha accettato neanche questo minimo di ristoro? Morire bruciato al sole, perché rifiutare qualcosa che è previsto dalla legge? Ma la legge romana, la legge di una dittatura. Con quali parole ha opposto il rifiuto? Perché Pilato
quasi si aspetta una maledizione, con l'ultima parola di Gesù nei suoi confronti. Quindi si aspetta uno sfogo, una rabbia, qualcosa di un uomo che sta per morire a causa di un potere e di un traditore. Ha detto che ringraziava e non accusava perché gli toglievano la vita. Pensate, il massimo di una risposta che poteva tollerare un procuratore romano. Chi ringraziava, chi perdonava, chi non accusava? Questo il Gemma non l'ha detto. L'unica cosa che ha detto è stata che tra i vizi dell'uomo uno dei più grandi, secondo lui, era l'iracheria. Ricordate tanto testo dell'inferno, il Papa del Gran Rifiuto, che noi leggiamo sempre con Celestino V, secondo una buona critica è Pilato. Lui fu veramente il colpevole del Gran Rifiuto, colui che poteva e non ha esercitato quell'autorità che avrebbe permesso di salvare il figlio dell'uomo. Il Gran Rifiuto l'ha fatto Pilato, non il nuovo Celestino V, dopo la pace che portava. Riguardo a quel tale, come si chiama? Il Giuda di Cheo. Oggi ho avuto notizie che lo uccideranno stanotte. Ti prego di fumartene, di prendere cioè tutte le misure per proteggere Giuda di Cheo. Sappiamo che non riuscirà, se il segreto, a obbedire a Pilato, ma non perché non avrebbe gli strumenti, perché per gli accordi che aveva, quelli che doveva mantenere, era bene che morisse anche Giuda. Arriviamo al 26° capitolo, quello relativo alla sepoltura. Per la seconda volta in quella giornata Pilato fu preso dall'angoscia. Gli era chiaro che quel giorno aveva commesso qualcosa di irreparabile e ora voleva porvi rimedio con atti trascurabili, meschini e soprattutto tardivi, perché ormai non potevano lenire il tormento e placare l'impetudine che ormai affondava nel suo cuore. La meta di Giuda era vicina, perché lui cerca di scappare. Giuda si staccò da un busto tronco di un ulivo e saltò nella strada la figura massiccia di un uomo, quindi è un vero e proprio agguato. Pilato e Giuda che stava per scappare, lui gli spara davanti un uomo, qualcosa brillò nelle sue mani, ma immediatamente si spense. Un secondo uomo gli sbarrò il cammino, quindi viene bloccato da questi due sicari. Giuda precipitò davanti e lanciò in aria le mani con le dita contorte. L'uomo che gli stava di fronte accolse Giuda sul suo coltello e lo affondò nel cuore fino al manico. Il suo corpo stramazzò al suolo con tanta forza da farlo risuonare. È la morte appunto di Giuda. Nel sonno, mentre aspettava le notizie circa la sorte di Giuda, nel sonno Pilato andava insieme con Banga il cane, e accanto a lui camminava il filosofo errante. Quindi lui sogna di camminare da un lato il cane fedele, dall'altro il filosofo che lui aveva condannato. Quindi lui sapeva che l'aveva condannato e che era morto, però nel sogno lo vede vivo che cammina con lui. Discutevano di cose difficili e importanti e nessuno di loro riusciva a convincere l'altro. Non concordavano su nulla e questo rendeva la loro discussione particolarmente interessante e interminabile. È veramente un colloquio tra due uomini liberi, perché Pilato non ha coscienza di ciò che ha commesso, almeno in questa parte del sogno. Naturalmente, invece, l'esecuzione di quel giorno era stata una finzione, e quindi che problema aveva lui? È vivo, e con me, col mio cane, stiamo chiacchierando. Io vado. Il filosofo, che aveva inventato una teoria incredibile e inverosimile, tutti gli uomini sono buoni, triomferà la verità, secondo la quale tutti gli uomini sono appunto sono buoni, camminava al suo fianco e di conseguenza era vivo. Quindi era la condanna a morte un sogno, mentre il sogno era la realtà, cioè era accanto a lui vivo e camminava. E ovviamente sarebbe stato veramente terribile anche solo il pensiero che un tale uomo potesse essere condannato a morte, un uomo così buono, così libero. L'esecuzione non c'è stata, non c'era stata,
Ecco dove è il fascino di quel viaggio lungo la scala lunare. È un viaggio che però Pilato dovrà fare da solo per molto tempo. C'era tanto tempo, tutto il tempo che si voleva, e il temporale sarebbe, sarebbe stato soltanto verso sera. E la viltà era certo uno dei vizi più terribili, così aveva detto Gesù di Nazareth. No, filosofo, non sono d'accordo, è il vizio più terribile. Perché ora incomincia a rivedere dal sonno la coscienza di Pilato, che l'ha condannato e quindi si sta condannando di quel reato, di quel peccato tremendo, il più terribile, che appunto è la vigliaccheria. No, perdona, filosofo. Forse tu, nonostante il tuo ingegno, pensi che il procuratore della Giudea si rovini la carriera per colpa di un uomo, reo che avrebbe compiuto un delitto contro Cesare? E poverino nel sonno si tormentava, perché da un lato sapeva che non avrebbe potuto salvare Gesù se non a rischio della sua stessa vita, carico, ufficio, e però si lamentava e si piazzava nel sonno Pilato. Sì, non sono stato capace di questo. Ovviamente se la sarebbe rovinata se avesse assecondato il sogno di questo filosofo quasi pazzo. Quella mattina non l'avrebbe ancora rovinata, ma ora, di notte, soppesato ogni cosa, era convinto che l'avrebbe fatto. Era giusto invece compromettere tutto per salvare quest'uomo, e non avuto il coraggio di mettere in discussione le mie convinzioni pur di salvare quest'uomo. Avrebbe fatto di tutto per sottrarre al supplizio un pazzo sognatore, un medico di nulla colpevole. Ricordate che Brutus era medico, tra l'altro. Guardate, è bello questo lavoro. Noi stiamo leggendo soltanto un aspetto. Dovreste leggere anche l'altro aspetto e poi leggere insieme. È di una... l'intelaiatura è così complessa che non si può mai divisezionare una parte dall'altra. Ora staremo insieme per sempre, gli disse in sogno il filosofo errante coperto di stracci, che chissà come si era trovato lungo la strada del cavaliere lanciatore, il titolo ufficiale di Pilato come carica onorifica. Vedete che il ritorno diventa ora quiete, diventa appagamento, diventa consolazione. Dove sarà l'uno, lì sarà anche l'altro. Su questi critici svilupperanno tutta la questione. Perché se c'è Satana ci deve essere Dio, se c'è Dio ci deve essere Satana, perché il male non può esistere se non c'è il bene, e il bene non può esistere se non c'è il male, ma è tutta un'altra logica. Quando mi ricorderanno, ricorderanno anche te, dice Gesù nel sogno a Pilato, io, trovarello, figlio di genitori ignoti, perché quando gli ha detto il Pilato, mi sono i miei genitori, ma non lo so, ma dove sarà qua un corpo, vero picco? Ci dove sei nato, non sei nato. E io trovatello, figlio di genitori ignoti, e tu figlio del re astrologo e della figlia della mia, la bellissima Pila, i genitori di Pilato secondo la tradizione. Sì, non dimenticarmi, ricorda di me, del figlio dell'astrologo, e di nuovo Pilato che invoca Gesù, chiedeva in sogno Pilato, e risulta in sogno un cenno di assenso da colui che gli camminava a fianco. Il feroce procuratore della Giudea in sogno pianse e rise di gioia. È veramente il tormento di quest'uomo che ha ceduto al potere. Pensate il dramma di tanti intellettuali, di tanti giudici che proprio sotto il regime fascista, nazista, sovietico hanno emanato sentenze ingiuste conformi a quei codici, a quegli statuti, a quelle leggi aberranti che dominavano in quelle dittature. Tutto questo era bello e tanto più spaventoso un perciò risveglio del genere, quando si rese conto che era un sogno e che veramente invece aveva condannato e che veramente era morto. Banca il lupo urlò alla luna e la strada azzurra, scivolosa come se l'avessero uno spazzatoio, sprofondò davanti al procuratore. Lo ricacciò nella realtà. Non era più che saliva la scala verso la luna, ma era precipitato di nuovo sulla terra. Egli aprì gli occhi e la prima cosa che ricordò fu che il supplizio aveva avuto luogo. Quindi questo tormento prende forza dentro di lui. Il procuratore studiava Levi Matteo. Mostrami la pergamena che porti con te.
e dove è scritto le parole di Gesù. Pilato lesse: vediamo il fiume pulito dell'acqua della vita. L'umanità guarderà il sole attraverso un cristallo trasparente. Pilato ebbe un brivido. Nelle ultime righe della pergamena riuscì a distinguere le parole: il più grande peccato, la viltà. Quindi vedete, Pilato aveva scritto la condanna di Gesù, ma Gesù aveva pronunciato la condanna di Pilato, e non una tavoletta di legno, ma una pergamena che per secoli sarebbe stata letta, ricordata. Chiese il procuratore: non ti piaccio, hai paura di me? E qui c'è di nuovo la lotta per la gelosia. Chi è il vero discepolo? Non più Giuda o Matteo, ma Matteo o Pilato. Chi è stato il vero discepolo di Gesù? Hai paura di me? Il sorriso cattivo di prima alterò il viso di lei, che disse: no, perché sarai tu ad avere paura di me, perché avrò il potere di lasciare la condanna per sempre. Non ti sarà facile guardarmi in faccia dopo che l'hai ucciso. Io ti ricorderò sempre, io sarò il tuo rimorso per sempre. Come ricorderò il dialogo tra Gesù e Pilato? Ricorderanno me, ricorderai tu, ricorderanno te. E qui lo stesso, ma in modo feroce, cattivo, il sorriso cattivo. Il procuratore continuò: so che tu pensi di essere un discepolo di Gesù, ma io ti dico che non hai assegnato nulla di quanto ti ha insegnato. Tu dici di essere discepolo solo perché hai ascoltato le sue parole, perché le scrivi, ma mai lui mi avrebbe condannato, mai mi avrebbe guardato con uno sguardo cattivo, mai con un sorriso cattivo. Perché se così fosse, se tu fossi stato veramente il tuo discepolo, avresti preso sicuramente da me qualche cosa. Mi riferisco al fatto che prima di morire ha detto che non accusava nessuno, e tu invece lasci la condanna scritta. Tu scrivi perché la mia condanna, il mio rimorso, il mio tormento rimanga nel tempo. Ma che discepolo sei? Pilato sollevò significativamente un dito, il suo volto era contratto, e lui avrebbe sicuramente preso qualcosa. Tu sei crudele, e lui non era crudele. Guardate, pensate cosa vuol dire nella Unione Sovietica, dopo la morte di Lenin, il conflitto tra Trotsky e Stalin e la conquista del potere di Stalin, che fa ammazzare a picconate Trotsky in Messico dal figlio della pittrice. Pensate la lotta, stiamo parlando in quel contesto lì, tra la Chiesa e il Vangelo, tra il Gesù dei Vangeli e il Gesù delle istituzioni religiose, che l'incenso, i riti, la sacralizzazione. Quindi c'è questa tensione forte, di chiese parallele, direbbe Sciascia. Andiamo ora al 32° capitolo, quindi alla fine praticamente, il perdono e il rifugio eterno. Cos'è successo nel frattempo? Che Margherita, pur di ritrovare il maestro, decide di diventare strega. Una bellissima strega, attraverso un unguento particolare, la porta al gran ballo che il diavolo organizza come regina di questo ballo, che dovrà ricevere tutti i peggiori delinquenti della storia dell'umanità, che le baceranno i ginocchi e si gonfierà e fa pure male. Alla fine però, avendo superato questa prova, Voland, il diavolo, le chiede: cosa vuoi? E le dice: voglio il maestro, pigliatelo, trovatelo. Dove andava a finire il maestro? Nella buona tradizione sovietica, in un manicomio. E lo fanno partire, e nel manicomio, vicino di stanza, che c'era? Lo scrittore che c'è all'inizio del primo capitolo, che gli hanno commissionato la vita di Gesù e che fu un motivo della lite con l'editore, poi la causa della morte diretta dell'editore. Quindi lo porto dal manicomio, stuolo stralunato, esce da un manicomio per andare la porta di Satana, che non capisce più niente, ma lei lo convince di credere, e per entrare nell'eternità, cosa farà il diavolo attraverso l'Azazello? Li fa avvelenare, tutte e due, perché così morendo potranno rinascere per sempre, e le porterà in un luogo dove troveranno, un luogo deserto, saranno in tre: Maestro, Margherita e Pilato.
il cane, giusto, 3,5. Benissimo, ora c'è la scena finale. Boland, allora mentre volano verso questo luogo c'è una cosa bellissima. Qui c'è un gatto tutto goffo, l'altro con la zanna, con l'occhio, l'altro con la zanna, mentre invece i cavalieri tipo dell'Apocalisse, bellissimi, in questo viaggio, in questo volo metaforico veramente. E Boland fece atterrare il suo cavallo, che poi era una vestaglia, un po' sporco, tutto, quando era sulla terra, lì invece diventa il principe, fece atterrare il suo cavallo su una cima pietrosa, triste e piatta. È l'orografia dell'animo di Pilato. Triste e piatta. La luna inondava lo spiazzo di una luce verdina e Margherita presto distinse nella località desertica uno scranno e in esso la bianca figura di un uomo seduto. Se fosse un pittore vorrei rappresentare un blu bello, quasi nero, di sole lunare, sta luna che non illumina tanto, ma c'è sta macchina, e questo scranno bianco e quest'uomo chiuso. Margherita vide che la persona seduta, i cui occhi sembravano ciechi, si fregava continuamente le mani e fissava con gli occhi ciechi il disco lunare. Ora Margherita vedeva che c'era un enorme cane scuro con le orecchie aguzze che, come il suo padrone, guardava in peto la luna. Poi voglio vedere le scene dai campi, però un cane con razza della religione. Ai piedi dell'uomo seduto erano sparsi i cocci di una brocca frantumata e si allargava una pozza di colore rosso cubo che non si asciugava mai, con anche il tormento di questo uomo nella solitudine con questo paesaggio spettrale, lunare. E quindi sono gli stessi episodi, non già gli stessi elementi visto precedentemente. Il suo romanzo è stato letto, disse Voland, rivolgendosi al maestro, perché il maestro l'aveva bruciato. Io lo faccio il mio maestro, non l'ho scritto, l'ho bruciato. Udiamoci, a me dice questo problema. Eccolo qua. E uscì la classica frase che poi sarà usata durante la critica antisovietica: i manoscritti non bruciano mai. Pensate al dottore Zivago, quegli anni uscito sempre, quello uscì con la Feltrinelli, questo uscì con l'Einaudi, erano mentre invece Margherita, che sono usciti dalla dittatura, e il suo romanzo è stato letto, disse Bola, prendendo San Maestro, e hanno detto proprio una cosa, e cioè che purtroppo è incompiuto. Ma è Voland che lo dice al maestro, non è il discorso sull'opera di Bulgakov, come ha capito Eugenio Montale, che tra l'altro si piace moltissimo, poco si ha capito. Così vorrei mostrarle il suo eroe, cioè tu hai inventato un personaggio, Pilato, ora lo faccio vedere. Vieni. Da circa 2000 anni il tuo personaggio, altro che Pirandello, siede su questo spiazzo e dorme. Ma quando c'era una piena, come vede, soffre di insonnia. Poi un caso di licantropia proprio allo stato puro. L'insonnia non tormenta soltanto lui, ma il poveraccio, ma anche il suo fedele guardiano, il cane. Se è vero che la verità è il peccato più grave, forse il cane non è colpevole, non ha potuto scegliere. E cosa dice? Chiese Margherita, che vede che c'è cosa di animale. Dice, e che c'è la voce di Voland, sempre Satana, che vuole andare lungo quel sentiero e chiacchierare con l'arrestato il Nazareno, come aveva fatto nel sogno. Poi gli racconta, ma gli disse tutto allora, e che più di tutto al mondo odia la sua eternità e la sua grandissima fama, perché lui vorrebbe un'altra fama e vorrebbe riascoltare il maestro, il cui dialogo ha interrotto per vigliaccheria. E afferma che scambierebbe volentieri il suo destino con quello straccione vagabondo, Levi Matteo, che era crudele, ma meglio quello, che è morto e basta, non il suo destino sempre aperto, sempre in attesa. E dall'alto si udì una voce: lasciatelo libero! E sei libero, la voce. Margherita sente questo comando di dire sei libero e pronuncia la sentenza. Lasciatelo libero, aveva un tratto Margherita. Voland scoppiò una risata e disse:
non deve intercedere per lui Margherita, perché per lui ha già intercesso colui col quale e desidera tanto parlare. Non hai bisogno di intercedere tu, c'è già chi ha espresso la tua volontà. Voltasi vostra maestra e disse: dunque, ora può concludere il suo romanzo. Con una sola frase il maestro gridò: sei libero, egli ti attende. Qualcuno stava liberando il maestro, così come lui aveva fatto con l'eroe che aveva inventato. Quindi Gesù liberava Pilato e l'autore, il maestro, liberava il personaggio che aveva inventato. Questo eroe era precipitato nell'abisso, era andato via, non sarebbe ritornato, perdonato nella notte tra il sabato e la domenica. Il figlio del re Astrolo, il crudele quinto curatore di Giudea, il cavaliere Ponzio Pilato, liberato dal suo autore, come a sua volta il suo autore è stato liberato da Margherita, e Margherita era stata solamente liberazione nelle mani di Voland. Questo è il disegno di questo libro, che vi invito veramente caldamente a leggere, ma mai per obbligo. E non leggetelo se non è il tempo giusto per farlo. Non lo mettete a calendario, i libri non si mettono a calendario. A volte mi regala qualcuno incosciente, mi regala un libro, a volte aspetta pure 3, 4, 5 anni prima che lo legga. C'è il momento giusto, i libri non si regalano. Vado un buon in libreria, a volte io capito, arrivo le paoline, ci fa un capo buono, quale buono? Ci hanno lasciato un buono per lei, ah vabbè, in questo caso. Ma non regalate i libri, a meno che non regalate i libri che a voi piacciono, mai i libri che pensate che agli altri possono piacere. Ora, il prossimo appuntamento sarà il 12 febbraio e ci poniamo con un autore greco, Nikos Kazantzakis, l'autore del libro L'ultima tentazione, da cui è stato tratto un filmaccio, come capita sempre. Però c'è anche un ultimo appuntamento per il quale vorrei condividere con voi. Il 22 gennaio, quindi presente il prossimo martedì, all'Ignazianum verrà presentato un libro, Il Dio Paradossale, di Rosario, un amico qui in mezzo a noi, fedele ascoltatore di questi nostri incontri, e sarà una tavola rotonda a tre voci. Il problema è Il Dio Paradossale, l'incontro tra teologia, filosofia e scienza sulla dicibilità di Dio, sulla possibilità di dire Dio in un modo sensato. Ci sarò io, poi il professore che è un salesiano, Meli, e poi un professore di matematica, Carfi, dell'Università di Messina. Quindi l'incontro è alle 16:30 all'Ignaziano. Quindi per chi vuole condividere questa esperienza è anche occasione buona. Fusseri Fumacchino, arrivederci, ci vediamo a settimana.